Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i benefici dell'allenamento per la salute mentale nelle persone con disturbi dell'umore. L'allenamento fisico regolare può avere numerosi benefici per la salute mentale nelle persone con disturbi dell'umore, tra cui depressione e disturbo bipolare. Ecco alcuni dei principali vantaggi. Miglioramento dell'umore. L'esercizio fisico può aumentare la produzione di endorfine, sostanze chimiche del cervello associate a sentimenti di felicità e benessere. Questo può aiutare a migliorare l'umore e a ridurre i sintomi di depressione e ansia. Riduzione dello stress. L'attività fisica è nota per ridurre i livelli di stress e ansia. Può aiutare a liberare la tensione muscolare e a promuovere un senso di calma. Aumento dell'energia. L'esercizio regolare può aumentare i livelli di energia e combattere la stanchezza, comune nei disturbi dell'umore come la depressione. Miglioramento della qualità del sonno. L'attività fisica può contribuire a migliorare la qualità del sonno, il che è particolarmente importante per le persone con disturbi dell'umore che spesso hanno problemi di sonno. Aumento della fiducia in se stessi. Raggiungere obiettivi di fitness o vedere miglioramenti fisici può aumentare la fiducia in se stessi e l'autostima. Distrazione positiva. L'esercizio fisico fornisce una distrazione positiva dalle preoccupazioni e dai pensieri negativi che possono accompagnare i disturbi dell'umore. Socializzazione. Partecipare a classi di fitness o gruppi sportivi può favorire l'interazione sociale e ridurre l'isolamento, che è comune tra coloro che soffrono di depressione o disturbo bipolare. Riduzione dei sintomi di ansia. L'attività fisica può aiutare a ridurre i sintomi di ansia, inclusi attacchi di panico e preoccupazioni eccessive. Miglioramento della cognizione. L'esercizio può avere effetti positivi sulla funzione cognitiva, tra cui la memoria e l'attenzione, che possono essere compromesse nei disturbi dell'umore. Regolarità dell'umore. L'allenamento regolare può contribuire a stabilizzare l'umore nel disturbo bipolare, riducendo i cicli di mania e depressione. È importante notare che l'allenamento per la salute mentale non deve necessariamente essere intenso o competitivo. Anche attività fisiche moderate, come camminare, nuotare o praticare lo yoga, possono avere un impatto positivo sulla salute mentale. Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento, è consigliabile consultare un medico o uno specialista per assicurarsi che sia sicuro e adatto alle proprie condizioni fisiche e di salute mentale. Inoltre, è importante incorporare l'attività fisica in un piano di trattamento globale per la gestione dei disturbi dell'umore, che può includere terapia, farmaci e altre forme di supporto. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.